guarda in alto, il cielo è azzurro, proprio come gli occhi tuoi. Poi ascolta questo sussurro che ti parla. Hai la forza che ha un sorriso. Ritrovati a quanti hanno già partecipato ad altri eventi e benvenuti invece a chi ci raggiunge per la prima volta. Dopo la seduta di yoga della risata di questa mattina e dopo l'originale conferenza che si è appena conclusa dei dottori Andreone e Cerritelli, è ora la volta del dottor Bedini, che ringraziamo per aver dedicato 3 intere giornate delle sue vacanze al nostro festival. Con il dottor Bedini andremo alla scoperta di che cosa succede quando, cosa succede al nostro corpo e alla nostra mente a seguito di una bella risata. Al termine poi potrete gustare le proposte dei nostri ristoratori nella piazza del Fosso. Non dimenticate poi, mentre scendete il paese, c'è una mostra di fotografica organizzata dal Club Fotografico Apuano. L'elenco delle installazioni lo trovate nelle mappe alle casse. In Piazza Garibaldi vi aspettano poi la libreria antiquaria e i trucchi di nonno Sergio che strappano una risata a tutti, bambini e adulti. Alle 21.30 in Piazza Saussilange, quindi quella del castello, siamo lieti di ospitare la Bottega del Buon Umore con Davide Dal Fiume, apprezzato comico di Zelig, e il suo gruppo. Il festival poi riprenderà domattina alle 10.30 con un'altra seduta dello yoga della risata. L'ho provata stamattina, quindi garantisco, ci siamo fatti veramente delle grandi risate, accolto decisamente nel segno. E mentre la conferenza delle 11.30 del dottor Pierangelo Garzia per problemi familiari del relatore è stata annullata. Lascio la parola a Matteo. Grazie, ciao. Allora, portiamo qua con me anche Alessandro Bedini. Grazie, è un bel applauso a lui più che a me assolutamente. E a qualcuno lo fa assolutamente. Dico solo che Alessandro lavora nell'ambito sanitario, nelle Marche, ad Urbino, è un psicologo e sessuologo, no? Quindi proprio in questo ambito mi raccontava cominciato a sperimentare questa terapia appunto della risata che ora ci racconterà, fondando proprio l'Accademia della Risata che qui ci rappresenta. Quindi adesso vedremo anche un piccolo video, ovvero iniziale, che presenta chi è e cosa fa l'Accademia della Risata. E poi buonasera a tutti di nuovo, non volevo togliere il microfono, dicevo appunto era per integrare. Partiremo ora con la sigla dell'Accademia della Risata. A modo di una orca potete anche un attimino porre e anche cantare il ritornello a voi. Bene. Di un sorriso che mancava.
forza, forza, dai! Buonasera, se non avete capito siamo nella Galleria della Risata di Urbino, Urbino nelle Marche, provincia di Pesaro Urbino, confine con la Romagna. Allora, perché l'Accademia della Risata? Io mi chiamo Alessandro Bidini, sono psicologo e psicoterapeuta, anche tu ti chiami Alessandro, ma siamo tutti due belli, tu ancora di più. Allora, io lavoro in ospedale, sono responsabile della psicologia clinica ospedaliera per la provincia di Pesaro Urbino, quindi per le realtà ospedaliere del territorio, e pertanto il mio lavoro è legato alle persone che hanno dei disagi, delle difficoltà, dei problemi, un po' di tutte le età, avendo lavorato sia con i bambini, con gli adulti, nei vari ambienti. Questo comporta che uno prenda in esame l'aspetto patologico. Però la mia indole è anche di vedere il lato positivo. Ciò mi ha portato negli anni a, come dire, a dire, se una persona è depressa e questo comporta tutta una serie di cambiamenti a livello così, di comportamento, ma a livello di umore, a livello di stili di vita, eccetera, studiamo anche il lato positivo. Cioè, quindi una persona che è felice, al contrario, si comporta e ha rapporti con gli altri in modo esattamente contrario. E questo ha fatto sì anche che, per l'appunto, esattamente 20 anni fa, nel 1994, ho scritto il mio primo articolo sugli effetti benefici della risata. E da allora me ne sono occupato proprio anche a livello pratico. Non vado via. Bagno, si dice bagno il becco. Allora, per far capire meglio anche le attività che noi come Accademia della Risata facciamo, abbiamo preparato un breve video che invito poi. Allora, l'Accademia della Risata fondamentalmente, a parte io che sono il fondatore, il presidente, eccetera, è costituita da una serie di volontari, perché noi siamo una no profit. Vuoi venire anche tu all'Accademia della Risata? Bravo! Prendiamo persone di tutta l'età, quindi dicevo, è una no profit, è riconosciuta dall'università, così come noi si chiama ASUR, quella che è la ASL, la sanità, dalla regione, dalla provincia, quindi tutte le attività che noi svolgiamo e i corsi che noi facciamo sono riconosciuti per i crediti dai vari enti, compreso l'università. Quindi questo ci permette poi appunto di avere vari collaboratori, come vedremo ora. Partiamo con il video che ci fa vedere un attimino di nuovo la sigla, così la imparate. Ok, questo è il logo. Ok, quello che vedete qui, il progetto Un Sorriso in Corsia. Allora, io quello che ho cercato di fare in questi anni è quello che magari tanti altri gruppi fanno. Voi sapete che esiste il progetto di comicoterapia, quindi le persone che si preparano per andare in ospedale a portare un sorriso attraverso quella che è un po' la figura del clown, il clown dottore all'interno dell'ospedale. Io ho cercato di, in questi anni fondamentalmente, di portare, diciamo, un cambiamento culturale, proprio perché io non ero una persona di fuori che voleva portare le figure, diciamo così, il sorriso in ospedale
come casa Moronetti, ma al contrario, io da dentro, leggendo quelli che sono i nostri bisogni in ambito sanitario, e ovviamente i bisogni del degente, dei familiari, volevo creare appunto queste figure che non sono né attori, perché io non sono un attore, non sono un comico, quindi non posso dare questo tipo di approccio, ma che al contrario fossero in grado di creare un rapporto empatico con le persone, dove chi è in ospedale fondamentalmente non è che ha bisogno di tante cose, ma semplicemente di avere qualcuno che a volte prende la mano della persona, così guarda negli occhi, e di lì a poco quella persona incomincia a fare domande, a raccontare. Spesso appunto i miei collaboratori sono persone giovani, per cui ciò accade, dice, ah, lei è giovane, signorina, di dov'è, anch'io c'ho una nipote. Cioè, quindi cosa vuol dire? Quei 10 minuti che dedichiamo letto per letto, degente per degente, facciamo dimenticare il ruolo di malato a quella persona. Quando purtroppo c'è qualcuno che si ammala in famiglia o dei vicini e noi dobbiamo andare a trovarli in ospedale, molte volte rinviamo, perché non sappiamo cosa dire. Sappiamo che quella persona sta male, ci dispiace, vorremmo andare a trovare, però a volte, non so se vi capita mai, no? Poi quando andiamo a trovare, chiediamo la prima cosa, ciao, come stai? Quindi ricordiamo subito il ruolo di malato. Dopodiché, la seconda, le cose che seguono, non a volte sono, oh, hai saputo che quello che abita lì è morta? Sai che quell'altro è venuto un tumore? Cioè, andiamo a raccontare le sfighe ulteriori, no? Perché ci viene così di fare. Allora, fondamentalmente invece quello che le persone che stanno male mi raccontavano, me come psicologo, è che avrebbero voluto delle persone che andassero lì invece a fare una battuta, farle sentire normali, farle sentire persone, non malate. E quindi diciamo, quello che noi facciamo fondamentalmente è questo, cioè quindi andiamo in questi, nei vari reparti, ovviamente ho la possibilità di entrare in tutti i reparti, quindi non solo quelli pediatrici, perché ritengo che tutti abbiano bisogno di un sorriso, e col contributo di musicisti, professionisti, tutta gente che viene volontariamente, quindi tutta gente volontaria, quindi vuol dire che non prende la lira o un euro. E con diciamo che ne so, persone che magari fanno varie attività, tipo persone con i trampoli, cioè tutti quelli che possono dare un contributo, io li coinvolgo nei progetti e andiamo nei vari reparti, così come andiamo nelle case di riposo, andiamo nei centri per disabili, eccetera. Ovviamente tutto ciò ha comportato, diciamo, come dire, costruire nel corso degli anni un'immagine professionale che venisse colta da quelli che sono gli organi superiori, i direttori vari, non come una cosa strana, cioè arriva questo vuol fare portare terapia della risata in ospedale, ma che al contrario venisse riconosciuto da loro e poi condiviso da loro. Da loro vuol dire poi a catena, da tutti quelli che sono i vari primari, da quelli del personale, eccetera, che oggi come oggi ci attendono con tanta gioia ogni volta che andiamo. Vediamo alcune immagini. Di riposo, e qui con la musica fisarmonica, il brano più richiesto è Romagna Mia. Ecco, qui andiamo anche nelle scuole con bambini. Andiamo anche nelle scuole, poi lo vedremo anche dopo, normalmente per dire in certi ambienti tipo le scuole, gli asili nido, dove ci sono bambini fino ai 3 anni,
non fanno entrare mai nessuno, neppure i genitori, oltre la soglia. Noi invece ci accolgono con grande piacere, noi abbiamo in particolare sotto il periodo di carnevale, andiamo anche negli esili nido, quindi a partire dai bambini dai 2 e 3 anni, e con loro abbiamo questo approccio di gioco. Io insegno loro l'approccio con questi bambini così piccoli, nel senso che noi non ci vestiamo da clown, facciamo semplice trucco, ma è qualcosa di colorato, di abbigliamento, perché la figura del clown è inquietante. Molti adulti hanno, pur essendo adulti, hanno paura del clown, non per niente ci hanno fatto i film dell'orrore anche su questo. Quindi se noi andassimo in questi, io parlo di quello che è il nostro approccio, dopo c'è chi lo fa, ognuno fa come crede meglio, però dicevo, quindi noi non andiamo in questo tipo di trucco, al contrario, entriamo, ci accomodiamo e poi attendiamo che siano i bambini a venirci incontro, perché se noi andassimo incontro al bambino e questo magari si spaventa e comincia a piangere come infinito. Al contrario, facciamo in modo che sia uno di loro che viene incontro, gli altri diciamo, lo imitano e lì si crea questo approccio, quindi facciamo palloncini e giochiamo con loro. Lo yoga della risata è una tecnica che abbiamo provato in mattinata con Gabriella Bigi, che poi stamani l'ha fatto, lo farà anche domani mattina, alle ore 10:30 e alla torre. Ma dipende dal tempo, se il tempo è bello possiamo... Diciamo alla torre, diciamo fisicamente. Ritrova la torre. Allora, è stato un ritrovo anche da parte mia con Gabriella, perché noi ci siamo formati, siamo stati i primi in Italia nel 2006 per questa tecnica, per chi non lo sa, è una tecnica inventata da un medico indiano, il dottor Madan Kataria, e diciamo così, che punta a cercare di sviluppare in maniera molto tranquilla, semplice, giocosa, la capacità di recuperare la risata che è chiusa dentro ognuno di noi, perché effettivamente c'è chi ride con più facilità, c'è chi fa più fatica, c'è chi non ride, ma chi non ride non è che non è una persona normale, semplicemente ce l'ha più dentro, si tratta solo di allenamento. Quindi lo yoga della risata fondamentalmente è un allenamento a recuperare questo piacere della risata, dello star bene. Questi sono alcuni incontri, alcune sessioni di yoga della risata. Ecco, questo è il dottor Madan Kataria, l'ideatore della tecnica. Qui sono in Germania con lui. Questi sono altri eventi. Questo si chiama risata meditativa, dove le persone si mettono così a spina, quindi il movimento della pancia dell'uno sulla testa dell'altra crea un contagio di risata e diventa una cosa particolarmente divertente e piacevole. Eppure non c'è un motivo di ridere, ma ci contagiamo così comunque. Sia io che Gabriele siamo appunto sia leader che teacher formati direttamente dal dottor Madan Kataria. Allora, dicevo università e scuole. Allora, tutti i progetti che dicevo prima sono riconosciuti anche dall'università, quindi questo fa sì che noi tutti gli anni, nel periodo ottobre-dicembre, tengo dei corsi all'università gratuiti, perché io ritengo che sia importante anche dare incontro alle persone, perché la risata deve essere qualcosa che noi dobbiamo regalare. Quindi facciamo dei corsi gratuiti che si chiamano Psicologia del benessere, una risata contro lo stress, rivolto agli studenti di tutte le varie facoltà, ma vengono anche famiglie, quindi viene la moglie, il figlio, la famiglia intera, può venire il docente, l'insegnante. E ogni sera abbiamo dalle 100 alle 120 persone, vengono col passaparola, in 4 anni abbiamo formato 1180 persone, di queste molte hanno collaborato con noi, perché a fine corso io permetto, do a loro la possibilità, chi lo vuole, ovviamente non è che tutti i 120 vengono, mettiamo una trentina, vengono a fare gli stage nel periodo soprattutto del sotto Natale, quello che è il periodo che io chiamo Anima Tour. Noi facciamo questo percorso in tutte le strutture sanitarie della provincia
e a volte anche fuori, e loro, gli studenti, vengono con noi dopo essere stati tornati. Questo permette a loro di capire che sono giovani, però sono fortunati. C'è gente che sta male, la signorina che dice ma il mio seno io lo vorrei più gonfio, si rende conto che c'è la persona che è stata in oncologia operata al seno e dovrebbe invece per la signorina stare con le mani giunte, perché se anche non è nella forma perfetta come vorrebbe, è sana. Quindi diciamo così, loro per me sono estremamente utili perché mi permettono di portare avanti questi progetti, però diciamo contemporaneamente diamo la possibilità a loro di quindi entrare in realtà che diversamente non vedrebbero e, come dire, anche emotivamente maturare. E poi dopo chi vuole può fare tirocinio, stage, sempre all'interno dell'ospedale, e sempre come Accademia della Risata, possiamo accogliere tirocinanti e quindi loro poter maturare questi tirocini universitari obbligatori che devono fare. Andiamo anche nelle scuole superiori per progetti sul bullismo, contro il bullismo. Qui siamo a Senigallia, era un progetto rivolto ai docenti contro lo stress e il lavoro correlato. Nel mondo dei docenti, la figura tra i docenti più in burnout, più esaurimento emotivo, sono quelli che lavorano nelle scuole materne. Purtroppo sono più soggetti, forse perché hanno a che fare con le famiglie. Ecco, queste sono le serate che facciamo all'università. Vedete, partecipano tantissime persone. Siccome parliamo di risata a 360 gradi, ovviamente ci occupiamo anche di cibo. Spero che domani siate numerosi al ristorante Il Cucco, dove abbiamo preparato un menù, ovviamente con i cuochi che lavorano lì, un menù proprio del buon umore. Cosa vuol dire? Vuol dire che esistono degli ingredienti che aiutano a produrre serotonina. La serotonina è il cosiddetto ormone del buon umore o della felicità. Quando la serotonina viene a calare, l'umore, la prima cosa, cala l'umore e da lì tutti i problemi di ansia, depressioni, eccetera. Dal punto di vista medico-farmacologico, una persona depressa viene in qualche modo presa in carico dal punto di vista farmacologico andando a reintegrare la serotonina. Quindi la serotonina è un elemento fondamentale. Però è un elemento che noi troviamo nel nostro corpo, la serotonina la troviamo nello stomaco e se è nelle pareti dello stomaco e dell'intestino, ed è quella che ci permette, quando c'è una buona dose di serotonina, di digerire meglio, perché aiuta la digestione dei movimenti muscolari dell'intestino. Okay? Quindi una persona che è in equilibrio con la serotonina prima di tutto ha un buon umore, quindi un umore equilibrato, quindi solitamente se poi più elevato magari anche più fuori, e quindi si produce di solito dall'intestino. Poi la serotonina la ritroviamo nel sangue all'interno delle piastrine, le quali non è che il sangue che produce serotonina, ma semplicemente il sangue circolando nelle pareti dello stomaco raccolgono serotonina e la trasportano per il resto del corpo. Poi la troviamo nel sistema nervoso centrale ed è lì strategico, perché la serotonina è un neurotrasmettitore, quindi va a collegare, a trasmettere, diciamo, i dati, i messaggi tra una cellula e l'altra, un neurone e l'altro, soprattutto legati a degli elementi fondamentali della vita di ognuno di noi. Tra questi abbiamo, ovviamente, dicevo, l'umore, quindi una persona che ha un basso dosaggio di serotonina purtroppo ha anche un umore triste, se non depresso. Poi la serotonina a livello del sistema nervoso centrale va a influire su quello che è il ritmo sonno-veglia. Non è la serotonina l'umore cattivo, cosa ti comporta? Che la serotonina aiuta durante la notte a produrre melatonina. La melatonina è quell'ormone che regola il ritmo sonno-veglia. Allora, diminuendo quindi la serotonina, la melatonina non viene prodotta in quantità sufficiente, quindi uno soffre di insonnia. Oppure l'altro elemento in cui entra in gioco è la sessualità.
una persona che ha poca serotonina, gli cade il desiderio. A molti maschi può portare alla problematica tipica dell'eiaculatore precoce. Poi, se uno di fronte a un momento critico ha questa difficoltà nel controllarsi, poi gli aumenta la depressione, perché poi dopo va in crisi anche per quello, quindi induce un cane che si morde la coda. Quindi, voglio dire, la serotonina viene a influire su tanti aspetti della vita di ognuno di noi, ma un elemento per poterla riequilibrare è il cibo. Quindi esiste un amminoacido che si chiama triptofano e che aiuta, che noi lo possiamo, diciamo, in qualche modo ingerire attraverso il cibo, e aiuta il benessere e il tono d'umore delle persone. Sapete quali sono alcuni cibi che fanno star meglio? Una cosa che... Cioccolata. Ditelo forte. Cioccolata. Che tipo di cioccolata? Fondente. Quanto fondente? 75%, diciamo così, ottimo cioccolato fondente. E dopo ci sono i marchi, la classica Nutella, cioè in pratica cosa vuol dire? Quando una persona è depressa, ecco, perché poi la serotonina viene a influire anche sul cibo, no? Quindi su come noi assumiamo il cibo. Quando uno è giù, uno dice, si fa le abbuffate, si butta sul cibo, cerca in qualche modo di riequilibrare quella componente, diciamo, di ansia, di stress che uno ha con il cibo. Questo, diciamo, quando sono dei problemi, però nella realtà di tutti i giorni capita che uno dice, torni a casa, senti quel bisogno di mangiare, teniamo in questo caso la cioccolata, o ha preparato il Nutella, il bello è farlo quando non c'è nessuno che ti vede, te la devi godere, dopo poi magari col dito anche, no? Poi magari senso di colpa perché dici, oddio, le calorie, di qua di là, però fondamentalmente... se noi mangiamo cioccolato in quel momento è perché chimicamente, noi siamo chimica, il nostro cervello richiede quella componente. Perché? Perché la cioccolata contiene fenilpilamina. La fenilpilamina è, diciamo così, un prodotto che viene secreto dal nostro cervello quando noi siamo innamorati. Allora, quando... siamo innamorati, la feniltiramina fa sì che ci sentiamo in uno stato un po' idilliaco. Non voglio sapere quante persone in questo momento stiano vivendo questo momento di innamoramento. Così. E come facciamo poi a capire quando due persone sono innamorate? Allora, noi siamo in un parco, camminiamo e diciamo, quei due, guarda come sono innamorati, vi capita mai? Ecco, come fate a dire... Come? Si guardano, si baciano. Però come si guardano? No, perso no, perché chiaramente uno guarda la persona. Diciamo, ecco, è concentrato sulla persona che ha di fronte, no? Ma com'è lo sguardo di una persona innamorata? Languido, come si può dire anche? Bravo? Esatto, ecco, non so, dopo cambia da regione a regione probabilmente, però il concetto è questo. Ma perché avviene questo? Perché anche qui è un cambiamento. Allora, quando siamo innamorati ci sono dei cambiamenti a livello ormonale, chimico nel nostro corpo incredibili. Tutti che chiaramente aumentano la serotonina, per cui ci sentiamo in un momento così. Stiamo talmente bene che anche quando gli altri ci dicono guarda che il tuo compagno o la tua compagna non è il caso, ha questi problemi, questi idee, noi pensiamo che col tempo tutto si risolve, no? Siamo consapevoli che hanno ragione, però andiamo avanti. Allora, il problema è quello che avviene quando una persona è innamorata, si allarga la pupilla. Mi spiego meglio. Se io cammino per strada, mi fermo davanti a una vetrina, vedo un abito bello, eccetera, e questa cosa in me induce un senso di desiderio di quell'oggetto,
automaticamente, io non me ne accorgo, il mio organismo attraverso le pupille fa sì come se volessi introiettarle, quindi si allarga la pupilla come se volessi avvicinare a me quell'oggetto. Vedo una bella auto, una bella moto, avviene lo stesso processo. C'è una bella donna che io mi sento attratto, la mia pupilla si dilata. Allora, lo stesso fenomeno, voi lo potete verificare, andate in bagno, accendete, spegnete la luce, velocemente, vedete questo cambiamento della pupilla. Allora, perché alle donne piace tanto mangiare a lume di candela? Magari con la musica sottofondo. Perché comunque la luce soffusa fa sì che il giovane che accompagna la signorina abbia la pupilla un po' più dilatata. Quindi dia l'idea comunque di una persona più coinvolta. E quindi, così come perché normalmente, non so, anche qui credo, i vigili urbani indossano gli occhiali a specchio, o gli occhiali scuri, Ray-Ban, quello che è. Perché si dice che l'occhio sia lo specchio dell'anima. Quindi se lei è un vigile, la signora qui di fronte vedete che indossa questa divisa, io ho fermato un attimo la macchina davanti alla farmacia, avevo fretta, esco, il tempo 5 minuti già mi sta scrivendo la multa, io cercherò di implorarla raccontando tutte le cose più terribili per cercare di commuoverla. Ovviamente mentre lo faccio guarderò negli occhi, però a quel punto io avrò una barriera. Perché questo, lei indossando gli occhiali, io non posso leggere cosa lei in quel momento sta provando e lei contemporaneamente si scherma nei miei confronti. Quindi questo fa sì che lei legge me, ma io non riesco a leggere lei e lei va avanti. Mi scrive la multa e ma è un arrangio. Quindi in definitiva, ecco, quindi questo è dell'innamoramento, si produce quindi fenilchidramina. Quando io, quando mi manca l'affetto, ho un momento di crisi dell'innamoramento, mi rifugio anche nel cibo e quindi andrò a ingerire quei cibi che contengono quegli elementi chimici che normalmente si producono in modo naturale quando sto bene, quando sono innamorato. In questo caso la cioccolata. Un altro dei cibi che ci aiutano a star bene sono la frutta secca, le mandorle. Le mandorle, perché poi dopo contengono vitamina B, ci sono tante altre componenti, e quindi tutto questo per dire che domani alle ore 13 al ristorante Il Cucco faremo questo momento culinario a sole euro 23. Avremo un momento in cui ci sarà un ricco menù che è esposto in giro, c'è anche nei Deplia, e quindi gusteremo queste vivande, vi verrà spiegato che cosa in quel momento stiamo mangiando, faremo dei giochi a livello sensoriale legati al cibo, quindi la vista, il tatto, l'olfatto legato agli ingredienti che andremo a gustare, e faremo tutta una serie di cose di modo che quello che noi oggi diciamo in teoria voi domani possiate provarlo nella pratica e andare a produrre tutte quelle endorfine che ci faranno stare da Dio i posti. E ancora ce ne sono, non sono tanti, per cui chi vuole prenotare deve affrettarsi. E guarda, il numero di telefono lo trova nel libricino, del Cucco, dico bene? Per quello che dicevo prima del cambiamento culturale anche in quello che è il mio ambiente, l'ambiente sanitario, non è sufficiente che andare con degli animatori diciamo periodicamente in ospedale, portare sollievo ai degenti e ai loro familiari, ma bisogna coinvolgere, portare, a mio avviso era portare un cambiamento in chi ci lavora dentro, far capire ai medici, agli infermieri eccetera che un conto stare da una parte del tavolo, un conto stare dall'altra, cosa significa la parola rispetto, cosa significa l'empatia eccetera eccetera, però ho fatto tutto ciò non attraverso una predica, no? Ma fatto da chi già lavora con loro, quindi conosco la realtà, non vado a raccontare le balle, contemporaneamente divertendosi, quindi facciamo dei corsi promossi dalla nostra ASL
che chiamo, si chiama Benessere dei dipendenti, star bene nel proprio luogo di lavoro. Sono corsi rivolti a tutto il personale che lavora all'interno della sanità, da noi di solito fanno il corso per il personale dirigente, medici e tutte le altre figure sanitarie, e le altre figure che sono definite del comparto, quali infermieri, eccetera. Quindi io, siccome ritengo che tutti siano importanti in quella che è la macchina di una struttura complessa come la sanità, do la possibilità di fare il corso in modo eterogeneo, dove abbiamo dal capo primario, capo dipartimento, fino a quello che fa le fotocopie, perché anche quello che fa le fotocopie ha un ruolo e un potere. Chiedo per cortesia di fare le fotocopie, no, mi dispiace dottore, la macchina non renderò, non è vero, però mi crea un danno. Quindi tutti quanti devono entrare in questo meccanismo. E sono corsi che stiamo facendo da anni, io sono felice perché la gente rimane estremamente contenta. Cosa cambia? Cambia il clima interno, cambia che quel medico che incontrando il collega non lo guardava neanche in faccia, la volta dopo ci vanno a prendere il caffè insieme. Cambia che io che sono il primario, scopro che quel collega... Cioè, il mio collaboratore in qualche maniera ha un interesse simile al mio, quindi è in qualche modo un modo di avvicinare le persone, vedersi in un'ottica diversa da quella che è il ruolo standard che ognuno di noi ha, e soprattutto porta a un miglioramento nell'approccio col malato, perché è fondamentale che nel momento in cui c'è una visita medica, una camera di quattro letti, capita che magari uno dei quattro degenti sia stato visitato accuratamente il giorno prima. Quindi quel giorno cosa fa? Il primario con tutti i suoi collaboratori non si soffermano neanche al quarto letto, prendono e escono. Quella persona che a quel punto non si sentirà considerata e di lì a poco comincerà a suonare il campanello, chiedere le cose, eccetera. Semplicemente se quell'equipe prima di andare via, anche se non era necessario visitarlo, toccasse i piedi di quella persona con un sorriso, tocca i piedi così, e un sorriso, e un saluto, quella persona dirà: quanto è bravo quel dottore, quanto è bravo, non gli ha fatto niente, ma l'ha considerato. La stessa cosa, noi andiamo ad acquistare un prodotto in qualunque bottega o una boutique, eccetera, entriamo, salutiamo, e la commessa non ci saluta neanche, non ci guarda in faccia, di lì a poco ci viene voglia di andare via. Cioè, il non sentirsi considerati ovviamente ci crea disagio. E ecco, quindi noi facciamo questi corsi sull'umorismo legati, lo facciamo anche per gli enti che si chiamano, per il personale, sempre attraverso il divertimento, perché io credo che è fondamentale creare un ponte tra mente e cuore, e solo divertendosi le cose rimangono dentro, altrimenti sono parole. Potete farlo, anche questo. Ci sono medici, infermieri. Quindi giochiamo per due giornate, sono 16 ore in orario di lavoro, ci divertiamo. E il concetto di fondo è che ognuno di noi deve approfittare di questa possibilità che ci viene offerta dal nostro ente per godere appieno in queste due giornate di tutto ciò che ci aiuta a star meglio. Quindi pensare che un ente fa un qualche cosa per il benessere del dipendente personale, che poi ha una ricaduta inevitabile anche sul mondo del lavoro, ma noi insegniamo delle tecniche che servono anche a livello privato, per cui uno torna a casa anche col coniuge, con i figli, eccetera, impara un approccio diverso, però sempre divertendosi. Chiudiamo con gli eventi. Vari interventi nei teatri, con gli studenti. Lavoriamo con i pompieri. Questo è un altro evento molto bello che si svolge a Monte San Giusto, in provincia di Macerata. È un festival sul sorriso anche lì.
qui un momento con le scuole. Questo è il nostro aquilone, perché noi qui non siamo, diciamo, dei maestri degli aquiloni. Vediamo ora, finita questa parte. Allora, dopo tante parole, vi inviterei, sarei molto contento che ognuno di voi si mettesse in piedi tutti. Ah, non sappiate prima che le scuse di tutti. Caro, vorrei... Caro, vorrei fare lavori con te. Diciamo che, poniamo che uno lo chieda in questi termini. Allora, e la signorina dice, ma perché ti faccio mal di testa? È una balla, perché fare amore aiuta a produrre endorfine. Le endorfine fanno sì che il vaso sanguigno del cranio si dilatano, quindi portano più ossigeno e passa il mal di testa. Per cui se dice mi fa male la testa, vai tranquillo, adesso te lo faccio passare io. Se è il contrario, il marito che dice mi fa male la schiena, voi potete dire non vale questa palla perché l'attività sempre sessuale aiuta a produrre endorfine, ossitocina e quant'altro e fa sì che ossigena meglio anche la muscolatura e quindi è ottimo anche contro il mal di schiena. Quindi queste scuse non trovateli più, ok? E questa sera quando tornate a casa chiedete al vostro partner mi ami, guardatelo negli occhi, guardate se la pupilla si dilata, se non vedete alcun movimento guardate, oppure è meglio non fare l'esperimento, facciamo più di niente. Allora, l'invito è prendete per cortesia le sedie, accantoniamole, liberiamo il centro, dateci una mano così almeno sono felici quelli che dopo li devono risistemare. Vedete come siete bravi, ordinati, non fate neanche rumore. Allargate il più possibile al centro. Potete anche accatassarle, così almeno facciamo prima appunto a sistemarle. E allora partiremo col laboratorio di endorfine. Ah, prima di concludere, una cosa, cioè, se qualcuno ha bisogno... Questo qui è un rotolo di carta igienica offerta dalla signora Monica. C'è la signora Monica? Non la vedo più. Ecco, laggiù, ecco, lei è la proprietaria di questo rotolo. Perché il rotolo? A parte l'uso che uno deve fare, però non ci serve. Ecco, uno che produce serotonina, uno che ha una digestione buona e anche una persona che solitamente ha un ritmo, diciamo, col bagno positivo. Quindi insomma, più stiamo allegri alla fine più stiamo meglio in tutto, questo è il concetto di fondo. E uno degli elementi che ci aiuta a star bene è la risata. Noi non parliamo della risata denigratoria, di presa in giro, cioè, parliamo della risata quella autentica, quella di pancia. Quella che quando si andava a scuola, al liceo, sentivi ridere qualcuno dietro, non sapevi il perché, ma attaccavi a ridere. Quindi ridere è contagioso. Voi sapete anche che sono stati scoperti i neuroni specchio. I neuroni specchio sono quei neuroni, poi dopo vi dico il perché della carta igienica. I neuroni specchio sono quei neuroni che, scoperti da dei ricercatori dell'Università di Parma circa una quindicina d'anni fa, e che hanno scoperto che ognuno di noi tende a imitare il comportamento della persona che ha di fronte. Pertanto, se la signora sta facendo questo atto, no, che toglie gli occhiali, se io lei stessimo qui di fronte a parlare e lei sta con gli occhiali così eccetera, è facile che io dico, se anch'io avessi gli occhiali, faccia lo stesso movimento, imito la persona. Voi fateci caso se non l'avete mai fatto, state parlando con una persona, quella persona a un certo punto si mette con le braccia conserte, ecco, viene di fare altrettanto. Quello lì è un'altra cosa del linguaggio del corpo, perché se io parlo con un mio superiore, cerco di presentargli un progetto, vedo che questo qui comincia a fare così, sta indietro, seduto indietro, allora non è proiettato in avanti nei miei confronti e si tocca il naso. Quando uno si tocca il naso si dice che non è convinto di quello che noi gli stiamo dicendo. E questo è legato, adesso mi richiamo un'altra cosa ancora, al bambino. Quando noi diciamo al bambino cosa hai fatto, ci racconta una palla, lo sappiamo noi, lo sa il bambino, noi diciamo guardaci negli occhi,
no? Questa cosa di guardarci negli occhi è il motivo per cui da adulti evitiamo gli sguardi, perché sembra la paura che l'altro ci lega dentro. Guardaci negli occhi, guardami negli occhi in modo inquisitorio, come per dire, così vedo se mi dice la verità. Oppure il bambino quando dice una bugia normalmente è portato a mettere una manina davanti alla bocca. Noi da adulti questo processo non lo facciamo più davanti alla bocca, ma tendiamo a toccarci il naso. Potrebbe anche che uno se lo tocca perché gli dà prurito, no? Non è che deve essere una roba così rigida. Però ecco, quando voi avete di fronte una persona, dovete capire se questa persona è interessata a quello che sta dicendo o lo state convincendo, ci sono degli elementi che vi aiutano a capire se quelle parole che state dicendo va bene, oppure dovete cambiare. Allora, detto tutto ciò, il rotolo di carta igienica era per capire che voi sapete che il maschio e la femmina ci attiriamo, no? Però siamo totalmente diversi, non so se l'avete mai scoperto. Due mondi, no, se c'è Venere, l'uomo che la donna viene da Venere, il maschio da Marte, eccetera. Allora, per capire, due persone, un uomo e una donna, chiunque. Una donna o un uomo? Chi è una donna? Ecco, una donna? Un po' confusi. Due donne intanto. Allora, chi è che fa il sostenitore della carta igienica? Venga lei. Ecco, lei lo tenga così, ecco, okay? Allora, immaginiamo che questa è la quarta parete, quindi la parete del bagno, immaginiamo. Ecco, lei mette il rotolo di carta igienica in quello che è il... Portarotolo, come si dice? Allora, venga qui lei, tu fai il portarotolo. No, tu fai la foto. Allora... Ecco, lei è un portarotoli, lo vedete? Il mestiere fa il portarotoli. No, il portarotoli è un buco aperto. Ecco, lei mette il rotolo. Ah, ok. Questo è un portarotoli made in Fos di Nova. La signora mette il rotolo. Rimette, chiude. Come mette lei il rotolo? Così? Con la carta davanti. No, così, adesso va bene così, eh? Ok, togliamo il rotolo, tolga il rotolo, vediamo la signora come mette il rotolo, okay. Oppure dovendolo infilare dentro, se lei lo infila dentro come lo mette? Il rotolo ovviamente, così, cerchiamo due uomini, mi stanno ribaltando tutte le mie teorie. Anche lei l'avrebbe messo così. Allora, questo rotolo come lo mettete voi? Se lei lo deve infilare dentro, come lo mette? Sì. E lei? Ma adesso perché voi vi imitate. Ma lo fa apposta per fare un passo in contrario oppure no? Lei lo metterebbe da questo lato? Allora. Allora, e il tutto era perché voi poi avete rifatto l'esperimento, allora si dice che proprio in questa forma mentale diversa che abbiamo nel nostro cervello, a volte nelle coppie si litiga per le cose più banali, non è che si litiga perché uno non chiude il dentifricio, l'altro perché mette le ciabatte, il water, il maschio che non prende mai nel buco e sembra che veramente sia una cosa così difficile, e le donne che si arrabbiano, insomma sono queste le cose della quotidianità che prima o poi insomma si esasperano. Allora, si dice normalmente che i maschi, i rotoli di carta igienica, siano portati a metterlo in questi termini. Quindi se qui c'è la parete, sì. Normalmente si dice anche che le donne, al contrario, siano portate a metterlo da quest'altro lato, la parte diversa. Allora, qui ci può essere chi dice no, non è vero, eccetera, tutto è vero, tutto non è vero. Le ricerche dicono questo, però era solo per far capire che anche nelle cose banali alle volte ci sono quelli che ma perché lo devi mettere così? No, ci arrabbiamo. Questa è la vita di tutti i giorni. Allora, adesso noi metteremo della musica e invito a seguire il ritmo della musica in modo molto naturale, spontaneo, ci dobbiamo divertire, ok? Non vergognatevi, tanto siamo tutti tre amici, quindi... rimane tutto tra di noi. Pronti? Vai con la musica? Allargati dal centro. Vai con la musica, giovane. Luca! Abbiamo il DJ Luca! Veloci, via! Non vergognatevi, non vergognatevi. Questo è un brano che va bene anche per quelli più grandi. Village People! Vai con i mani!
Si chiama Caterina, una presa a caso. Allora, mentre ballate, vi do io che la direi che vi muoveste, quindi tutto il pubblico, anche in fondo, quelli che sono nella piccionaia, possono partecipare come vogliono. Quando dirò ginocchio e ginocchio, con la prima persona che trovate vicino, non rimanete con amici, parenti, mariti, cambiate, approfittate stasera. Allora, mentre c'è la musica, si continuerà a ballare a ritmo ginocchio ginocchio, cambio ginocchio, cambio ginocchio, poi dirò gomito gomito, la prima persona vicino col gomito, ok? Poi dirò natica natica, approfittate e strofinate, ballate, ok? Così nuca nuca. Quando dirò corpo a corpo, ci dobbiamo abbracciare e ballare corpo a corpo, ok? I maschi non potete, c'è chi fa il furbo, chi adotta qualcuno, che aspetta il corpo a corpo, va bene, è tutto lecito, l'importante è essere corretti. Pronti, vai con la musica, ballate in modo libero, anche a occhi chiusi, come volete voi, pronti, però ballate. Thank you.
Allora, bravi, fatemi un applauso, ve lo meritate, perché non è facile abbandonarci di voi. Allora, vi invitiamo tutti i giorni a prendere quei palloncini e ognuno di voi prende il palloncino in mano. Ognuno prende un palloncino? Io! Fate prima, quindi. Ci sono anche, bravo, prendi il palloncino. Ognuno un pallone. Anche in fondo, venite a prendere il palloncino. Non lo pagate, gratis. Non costa niente, dai, è come nei buffet, no? Quando c'è un buffet la gente corre a mangiare anche più di quel che in realtà gli va. Venga, venga. Vada anche lei, su. Dai, va bene, dai, tutti col palloncino in mano. Da quant'è che non tenete un palloncino in mano? Allora, sentite, il tempo, stiamo facendo come dire, dei balli antipioggia, sta venendo il sole, ci stiamo riscaldando, gli ormoni si stanno muovendo, le endorfine anche, e vedrete poi finito il ballo cosa vi accadrà. E andrete incontro al vostro partner in maniera molto gioiosa. Poi domani me lo saprete dire. Allora, partiamo con la musica. Cosa dovete fare col pallone? Qui adesso abbiamo queste strutture che ci aiutano contro l'umidità, eccetera, però dovremo lanciare il pallone, potete venire anche più in qua, avvicinatevi, passare, cioè fare in modo che mentre balliamo i palloni non cadano. Okay? Si balla. Ma stai incastralloni? Ok? Vai col pallone! Vedete qua, vedete qua che anche tu, pronti? Vai con la musica! Non fate cadere i palloni! Bravi!
Dove lo dovete mettere? Dove si mette un pallone? Allora, io sono super coperto perché sono tutto quello che ho, ho messo due canotte, la camicia lì, perché ieri ero proprio cane. Allora, Mario, venga qua. Cosa deve fare qui? Si chiama Ettore, lei viene da qua. Ettore viene da qua, lui è proprio qui, da questa mattonella qua, perfetto. Allora, infilatelo tutti sotto la maglia. Ok? Bravo, togli quello. Poi cosa dobbiamo fare? Io è un esempio, l'avete infilato tutti? Infilatelo adesso mai più. Allora, dobbiamo cercare, scusate, guardate. Quando mi si rompe chiamo te. Anche perché noi donne abbiamo, non avete come stile. Se siete appena contrari, mi scusi, lei che mese è? Cioè, ancora non è cosa di fare. Allora, voi cosa dovete fare? Guardate, signori. Signori, una volta che l'avete infilato, cosa dovete fare? Allora, una volta infilato, il palloncino sotto la maglia, di fare scoppiare il pallone dell'altro. Vince ovviamente chi fa scoppiare il pallone dell'altro. Allora, io guardi, le do il mio direttamente. Pronti? Allora, siete pronti alla battaglia? Ce l'avete tutti sotto la maglia? Chi è che non l'ha infilato sotto la maglia? Approfittate, infilatelo sotto la maglia e via. Pronti? Non fatelo con la moglie e il marito, cioè fate il cantante diverso, penso che non fate quello di pari. Pronti? Andiamo con la musica. Aspettate la musica, Quando parte la musica, mi raccomando, state attenti a non dare di farvi male, allargatevi un pochino. No, perché poi uno va indietro, chi ha i tacchi mi raccomando, chi non può fare più questi movimenti non li faccia. Vai con la musica, giovane! Yeah.
bravi, bravi, bravi. Cosa sentite dentro di voi? Tutta la chimica che si sta muovendo dai piedi, verso piano piano il cervello. Allora, questo è per farvi vedere. Allora, durante i corsi che facciamo nelle scuole con gli studenti, nel mondo del lavoro, eccetera, noi facciamo queste cose qui. Quindi le persone veramente giocano e si divertono, ovviamente intervallati da quelli che sono i contenuti che uno vuole trasmettere, ovviamente, non è solo il gioco di per sé. Allora, le cose da fare sarebbero tante, poi non so se abbiamo dei tempi tecnici, ovviamente anche qui. Allora, l'ultima cosa che vi vorrei fare provare, cambiamo ritmo. Do you know, Luca? Ok, cambiamo ritmo. Venite qua. Allora, ho bisogno, venga, si chiama? Ileana. Ileana, da piccola la chiamavano Ileanina. Allora, lei si metta così, dai. Un'altra persona qua, uomo, donna, donna, uomo, veloce, veloce, venga Caterina, ecco, venga, lei si chiama? Sara, da piccola la chiamava? Allora, dobbiamo fare un tunnel, ok? Quindi vuol dire, facciamo due file, uno, ognuno di noi deve avere di rimpettare una persona, ok? Pronto, via il pallone ora. L'altro, ognuno deve avere a dirimpetto una persona. Ci siamo? Ci siamo? Va bene anche con la curva. Va bene anche con la curva. Tu sei il cane, però, peccato. Ci siamo? Ognuno c'ha di fronte una. Togliete i palloni, bimba. Togli i palloni un attimo, questo gioco dopo li riprendi. Ci siamo? Allora, cosa dobbiamo fare? Il curvone in fondo, ascoltate bene? Allora, partirà della musica. Questo qui si chiama il tunnel. Allora, noi abbiamo parlato prima di endorfine, quando una persona, come dire, si avvicina a un'altra al quale vuole bene, quindi è felice, sta bene con quella persona, si viene a produrre un altro ormone, che proprio si parla anche dell'ormone dell'amore, inteso anche dal punto di vista di affetto, ovviamente, non fisico soltanto, che è l'ossitocina. Le donne sanno che si produce anche nel periodo dell'allattamento, l'ossitocina aiuta a facilitare l'allattamento. E l'ossitocina si forma, si viene a produrre sia nel maschio che nella donna, sia nell'uomo che nella donna, nel momento dell'orgasmo, nel momento del massimo piacere, si produce l'ossitocina, la quale come dire, ci induce a un avvicinamento emotivo maggiore all'altra persona, però ha anche un effetto sonnifero, per cui quando il vostro partner, finito il suo dovere, si gira l'altra parte e si addormenta, non potete più incolparlo, è colpa dell'ossitocina che fa rilassare e fa addormentare, ok? Allora, in questo caso non ci dobbiamo addormentare, dobbiamo solo fare le coccole, quindi noi partiamo diciamo, si chiama tunnel delle coccole, quindi ognuno di voi percorrerà questo tunnel a occhi chiusi, gli altri dovranno dedicare una coccola a questa persona. Una coccola significa, qui troppo lontani, avvicinatevi, non abbiate paura di avvicinare i corpi, avvicinatevi, ok? Allora, quella persona che attraverserà, proviamo, vieni, ecco, lui ha occhi chiusi, ecco, bravi, così dovete fare, non dovete parlare, mi raccomando, non fate commenti, e chi attraversa deve andare piano piano e godere di questo momento, che vi assicuro è una cosa molto bella, difficile, perché non è facile farsi toccare o toccare, però vi assicuro che merita. Allora, partiamo, scusate, vi chiedo la cortesia di non parlare, sia chi partecipa che anche chi non partecipa al fianco, godiamoci di questo momento, partiamo, occhi chiusi,
con calma, vanno tutti fermi, con calma. Aiutate, guidate, ovviamente lei ha qui chiuso.
Quanto abbracciato. Sei da squalifica. Rosso, questo è rosso. Questo è rosso, diretto. Spanno sulla gamba. Questo si sta cambiando. Presto stacchiamo. Sapete quanto ognuno di noi abbia difficoltà a farsi toccare da degli estranei,
In realtà qui vi siete fatti toccare ognuno da voi da almeno 100 mani, minimo, perché sono in tanti. Quindi voglio dire, questo a volte in certi soggetti smuove molte cose dentro, perché non è una cosa facile, no? Ve l'ho messa così come gioco, però è il contatto, quindi si va a lavorare sul corpo, sul prendersi cura dell'altro, il toccare dando affetto, non il toccare per il toccare, ok? Quindi è un momento molto forte. Quindi io veramente sono particolarmente grato, insomma, che voi avete collaborato così numerosi. Sono felice e io le endorfine dentro sarò, spero che anche voi un pochino... E io lo abbraccio e diamo un bel applauso a Alessandro all'Accademia della Risata e ci salutiamo questa sera. Per salutare però, siccome vedo qua tra il pubblico alcuni della Bottega del Buon Umore e Davide dal Fiume, li chiamavo qua un attimo, così ci salutiamo assieme a loro e ci diamo la... Quindi Alessandro vi dà appuntamento a domani al pranzo del Buon Umore, come abbiamo detto. Ristorante Il Cucco, mi raccomando, sarà una cosa veramente bella, non lo dico perché a me tanto non mi viene niente, però ve lo dico col cuore, è un'occasione unica, sia per la qualità del cibo ma per tutto ciò che verrà anche da lì. Esatto, che sarà un proseguimento di quello che abbiamo fatto oggi. E invece questa sera diamo appuntamento assieme, venite qua con me, sì sì, siete anche belli con i cappelli e tutto, venite benissimo. E stasera Fantastic Show alle 21 in piazza Sorcilangio. Davide, che ci fate vedere stasera? Adesso non voglio mica rovinare l'atmosfera che si è elevata talmente. Proseguiamo in un altro modo, cioè abbiamo avuto prima Andreone Ceritelli, abbiamo continuato adesso splendidamente l'atmosfera, stasera in un altro modo facciamo un altro aspetto, svisceriamo un altro aspetto del mondo del sorriso e del ridere. E poi avete qualche elemento, attraverso anche il movimento, abbiamo la coreografa, adesso uno la vede così non direbbe, invece quello, uno la vede, cioè, la signorina Smith è la nostra coreografa. E quindi niente, no, non vi voglio rovinare l'atmosfera, vi lascio la curiosità adesso, spero di vedervi dopo e questi soggetti qui ne faranno parte della serata. Serata da Zelig, Davide dal Fiume, la Bottega del Buon Umore. Vi ricordo che i ristoranti qua di Postinovo della zona chiaramente fanno dei menù e delle cose tipiche locali proprio in occasione del festival, quindi se volete approfittare, appuntamento poi con lo spettacolo alle 21. Alessandro? Chiedo scusa, l'ultima cosa, noi dell'Accademia delle Risate siamo soliti dare un premio a chi ha la risata più contagiosa nell'evento che promuoviamo in quel momento. Allora, abbiamo creato una piccola giuria veloce, ecco anche lui giustamente, ok? Tenete presente, ecco. Allora, il premio è il premio Otei, io amo ridere, Otei era un Buddha giapponese che sembra che sia esistito realmente, andava di paese in paese con un sacco sulle spalle, si fermava nei vari mercati e all'interno del sacco tirava fuori cose che servivano alle persone, dei viveri eccetera, era un sacco che produceva continuamente cose, ma lui non parlava mai, l'unica cosa che faceva rideva, e la cosa che la gente amava, proprio perché il riso è contagioso, attaccava, uno rideva, l'altro attaccava a ridere e si contagiava tutto il paese, tutti ridevano, quindi lui era il Buddha che ride ed è il nostro riferimento. Allora diamo un po', pronti per la giuria? La giuria ci indica ora le persone. Dov'è il pennarello? Dove è andato il nostro amico? Il pennarello. Allora, sono quattro pergamene, quattro premi. Facciamo veloci così poi andate tutti a cena. Allora, venga la giuria qui a fianco a me, la giuria, i giurati, ecco, i giurati, tu puoi scrivere il nome qui dopo. Allora, il premio ve lo meritereste tutti, però abbiamo solo quattro pergamene, quindi è un fatto così, ecco, simbolico, via, prendiamolo come gioco. Allora, la giuria ha individuato? Non sappiamo i nomi, ma saremo contenti se ce li dite. Allora, questa bella signora si chiama, si giri verso il pubblico? Sono Valeria Bianchi.
Da Pisa. E cosa fa nella vita? Lavoro all'archivio notarile. Cosa vorrete fare da grande? Da ridere. Grande tante cose. Sì, ridere mi è sempre piaciuto. Valeria. Benissimo. Pronti, Valeria, un applauso. Grazie. Vai, secondo l'hai fatta? Ivan, aspetta, il pallone su di terra però. Non abbiamo il babbo? Perfetto. Venga, vai. Signor Roberto, venga il premio, facciamo le foto. Vada, signor Roberto. Andiamo. Seconda premiazione, secondo nominativo. Secondo nominativo. Grazie, Valeria. Allora, la seconda vincitrice. Abbiamo, non mi ricordo più il nome. Ileana. Signora Ileana. Ledici. E sono insegnante di educazione fisica. Perfetto. Benissimo, perfetto, bravissima. Pergamena. Pergamena. Facciamo foto diritto, veloce, si prepari poi l'altro. La terza. Chiamiamo la terza, allora, foto di diritto. Faccia vedere. Ottimo. E la terza classificata, la signora con la maglia dei fiori rossi. Donella Agazzi. Da Brescia. E cosa fa nella vita? Scuola materna, ma non so. Non è in burnout, però. Bene. Beh, oh, finalmente. Allora, ecco la testata, pergamena. È bellissimo. Oh, è contenta di essere qui in questa festa. No, il momento è bellissimo, ma non per me, è tutto il momento della serata. Wow. Complimenti, la foto però. Grazie. Perfetto, così. Ok. Ottimo. L'ultima pergamena. L'ultima, ma è tutto simbolico perché... Finito. Ah. Beh, via. L'ultima persona. Ferrari. Ferrari. Lei cosa fa nella vita? Da dove viene? E io abito a Frosinone. Cosa fa nella vita? Lavoro alla casa di Ancoli degli anziani. E cosa vuol fare da grande? L'attrice. Voglio fare. Oh! Brava. Ottimo. Ecco l'attestato. Chiudiamo il nostro momento. Perfetto.